Ciao, in questo video si vuole spiegare la nuova modalità di sottoposizione dei problemi che verrà adottata nelle selezioni territoriali del 18 aprile 2018 delle Olimpiadi di Informatica. Per provare questa modalità conviene andare sul sito delle Olimpiadi di Informatica, accedere dal portale di allenamento al forum e qui si trova questo link. Una volta che ci si è registrati sul sito delle Olimpiadi e si è fatto l'accesso, sarà sufficiente cliccare su quel link e si verrà portati nella demo delle territoriali 2018. Basta inserire il proprio username e a questo punto entrare nella piattaforma di sottoposizione. Come si vede, l'interfaccia è piuttosto semplice, per cui viene mostrato il punteggio fatto fino a questo momento. In questo caso io avevo già sottoposto un problema, quindi ho 10 punti su 10. Il tempo rimanente, che in gara sarà inferiore alle 3 ore, ma qui viene riproposto ogni giorno, riportato 24 ore di tempo, quindi tutta la giornata. E poi qua i vari problemi, che in questo caso sono 3 e sono quelli dello scorso anno. Proviamo a concentrarci su un problema per vedere come la nuova modalità prevede di prendere punti e quindi sottoporre una soluzione. Allora, innanzitutto viene, come sempre, mostrato il testo del problema, poi vengono mostrati i dati di input e i dati di output. E qui c'è la grossa differenza, nel senso che nei dati di input, da quest'anno, da questa prova, non c'è soltanto un test case in ogni file di input, ma ci sono una serie di test case. L'output, quindi, di conseguenza dovrà contenere una serie di soluzioni ai vari test case. Ogni soluzione dovrà iniziare con la dicitura case, cancelletto, e un certo numero che è il progressivo della soluzione. Per capirci, guardiamo un attimo un esempio in cui qua ci sono due casi di test, ovviamente in base al problema viene descritto che cosa dovrà fare la soluzione e l'output prevede due risposte, una per il caso di test 1, che quindi verrà descritto qua, e un'altra per il caso di test 2, che viene descritto qua, in queste successive righe. L'esatto formato viene descritto come sempre formalmente all'interno di dati di input, dati di output. Dopodiché l'esempio permette di verificare la propria comprensione e a volte c'è anche una spiegazione che spiega esattamente come mai si è arrivati a queste soluzioni. Come si procede? Allora, il consiglio è ovviamente quello di, una volta letto il problema e capito, di creare il proprio progetto. Quindi viene fatto con CodeBlocks perché è probabile che sia la piattaforma più utilizzata. Se anche si utilizzasse Linux è la stessa cosa. Quindi si crea un nuovo progetto. Il progetto è conviene chiamarlo col nome del problema, quindi in questo caso scommessa, e probabilmente conviene lasciarlo sul desktop, perché essendo una macchina non nostra, è meglio individuare subito qual è il posto dove andranno a mettersi tutti i problemi. Come si nota, nel mio caso, sul desktop ho già due problemi, quello LWF, che è il primo problema, e poi scommessa. In questo modo li tengo separati. Tornando alla scrittura del problema, della soluzione del problema, una volta pensato e scritto il codice, in questo caso qui abbiamo scritto il codice, si può procedere a testare se questo codice funziona. Come fare a testare se funziona? Allora, si ritorna sulla piattaforma e si clicca su Richiedi input. A questo punto il sistema genera un file di input che può essere scaricato, lo si salva, in questo caso lo mettiamo all'interno della cartella scommessa, lo si può rinominare, chiamandolo ad esempio input, in modo tale da non confondersi poi quando si scrive il testo. Come si vede nel sorgente, anche qui c'è scritto input, in questo modo andrò a aprire quel problema. Eseguo il mio programma, viene creata una soluzione, questa soluzione si trova nella stessa cartella dove ho messo il file di input, quindi sul desktop, scommessa, ed ecco qua il file di soluzione. Possiamo aprirlo per verificare quello che è stato creato. Quindi in questo caso ci sono una serie di casi di test, 10, e ci sono le rispettive soluzioni. Se confidiamo che queste soluzioni siano corrette, ma anche se non confidiamo che siano corrette, possiamo provare a sottoporre al sistema la nostra soluzione. Introduco degli errori in queste soluzioni in modo tale da verificare cosa succede quando delle soluzioni sono sbagliate. Quindi qui sostituisco un numero. Qui ne sostituisco un altro, ok, e quindi invalido di fatto la mia soluzione. Salvo il mio file,
e lo spedisco. Allora, per spedire la soluzione bisogna spedire sia il file sorgente della propria soluzione, in questo caso vado nella mia cartella scommessa e prendo main.cpp, il nome ovviamente è indifferente, dopodiché prendo la soluzione appena creata e la spedisco. La prima cosa è che il sistema mi dice subito se il formato è corretto, in questo caso ad esempio è corretto, se non fosse corretto posso subito lavorare per rimetterlo a posto. Nel momento in cui invio viene fatta anche la correzione e come vedete ci sono dei problemi sbagliati, quelli che ho appunto modificato. A questo punto posso andare a rivedere il mio programma, vedete che qui ho preso 14 punti su 20, posso andare a rivedere il mio programma eventualmente correggendo eventuali errori. Una volta che sono soddisfatto e ho corretto gli errori perché mi sono accorto che c'erano degli errori e ho valutato il perché di questi errori, non farò altro che tornare nel sito. Richiedere un nuovo file di input, salvarlo, sovrascrivendolo a quello precedente perché ogni volta, per evitare poi, se se ne scaricano tanti, di confondersi, conviene, diciamo, sovrascrivere il precedente. A questo punto faccio di nuovo riandare il mio programma e avrò creato un nuovo file di output che quindi avrà le nuove soluzioni. Queste nuove soluzioni ovviamente sono differenti da quelle precedenti, ma se la mia soluzione, il mio algoritmo è corretto, saranno quelle che io devo spedire che mi daranno il punteggio pieno. A questo punto quindi torno una seconda volta sul sito, schiaccio di nuovo carica soluzione, inserisco il file di output, stavolta non ho introdotto errori quindi mi aspetto che sia tutto corretto, lo invio. E stavolta prendo 20 punti su 20 perché ho fatto tutti i casi corretti. Il punteggio che viene segnato è sempre il migliore fatto, quindi se nel correggere un esercizio che mi ha dato ad esempio 14 su 20 peggioro la situazione e prendo 10 su 20, comunque mi verrà tenuto come punteggio 14 su 20. Posso rifare tante volte quanto voglio l'input, ogni volta mi verrà fornito un file diverso, ogni volta dovrò ricreare una nuova soluzione. Nel momento in cui arriverò a 20 su 20 oppure ritengo di non essere in grado di far di meglio, mi fermerò e passerò a un altro problema. Due ultime considerazioni. Siccome la soluzione viene fatta a bordo macchina, nel senso che viene fatta in locale, io potrei anche pensare di scrivere un programma magari non particolarmente efficiente, poi se la soluzione non arriva subito lasciarlo andare. Supponiamo ad esempio che io qua abbia fatto un errore, ovviamente nessuno farà mai questo tipo di errore, ma supponiamo che abbia introdotto un ciclo infinito. Nel momento in cui faccio partire questo programma, chiaramente il programma in questo caso mi rimane fermo, ma supponiamo che io non abbia fatto un errore così palese, ma qualche errore sottile che mi tiene il programma fermo. Devo decidere io se continuare a farlo andare piuttosto che fermarlo, perché invece potrebbe essere il caso che ho fatto una soluzione così inefficiente che a posto di impiegarci un secondo o meno di un secondo ci impieghi un minuto piuttosto che 10 minuti. Devo decidere se continuare a farlo andare e intanto magari dedicarmi a un altro problema, non so, inizio a leggere questo, intanto faccio andare, oppure dire no, probabilmente questa qui è una soluzione sbagliata, è inutile farla andare, terminiamola, quindi Ctrl-C viene terminata la soluzione, magari guardo, dico, ah guarda, avevo fatto un errore, mettiamolo a posto, dopodiché riproviamo di nuovo a far andare la mia soluzione. Quindi, diciamo, il tempo con cui è arrivata la soluzione è indifferente, però al massimo ci sono 3 ore, quindi bisogna poi decidere se un programma ci sta impiegando troppo, se terminarlo, oppure provare a lasciarlo andare per vedere se prima della fine delle 3 ore riesca a fornire una soluzione. Inoltre, un'altra cosa importante è che siccome il programma risolve una serie di casi di test, generalmente indicati con T, quindi il programma vero e proprio, ad esempio, in questo caso è questo qua, contenuto all'interno di questo ciclo for. Questo programma viene fatto girare sostanzialmente T volte e ogni volta va a rileggere un input diverso, che a seconda del problema può essere un intero, una serie di interi o qualsiasi altra cosa, dopodiché, diciamo, secondo l'algoritmo, calcola la soluzione. È importante che ogni volta se ci sono dei valori vengano reinizializzati correttamente. Ad esempio qua ho delle variabili che mi servono per calcolare l'algoritmo, a ogni passaggio le rimetto alla posizione corretta. Ad esempio queste le azzero, queste le metto a un certo valore. Se mi dimentico di far questa rischierei di avere la prima soluzione corretta, ma tutte le altre non corrette perché ovviamente le variabili non risultano più inizializzate correttamente. Con questo dovrebbe essere tutto, buone Olimpiadi!